moglie morte, aghi di pino, cartacce. Sono diverse le cause perché tombini e caditoie non scarichino correttamente l'acqua e si creino veri e propri laghi artificiali dopo delle piogge copiose. Molti cittadini, nonché l'opposizione, avevano nelle settimane passate additato il comune di scarsa manutenzione o di, come diceva il Movimento 5 Stelle, di non monitorare chi aveva ricevuto l'appalto per la pulizia delle stesse. Chi controlla chi? Dicevano in un comunicato. Le caditoie ed i tombini in questi giorni sono uno ad uno controllati e puliti dalla Rincicotti e Dorciani sotto la supervisione del comune che, mappa alla mano, monitorizza il suo operato. Invitiamo chi ha dei problemi di caditoie che appunto necessitano di una pulizia, invitiamo a contattare l'ufficio tecnico del comune di Fano per pianificare queste attività che sono banali se volete, ma comunque considerando tutte le caditoie della città di Fano sono lavori molto importanti che anche hanno un impatto economico non trascurabile, perché si parla che nel nostro contratto di servizio riserviamo a questa attività circa 120.000 euro all'anno. La pulizia quindi è importante nella gestione dell'ordinario ed allora, a completamento di questa fase ed anche in modo permanente per il futuro, l'amministrazione comunale ha pensato di rendere la vita più semplice agli operatori per rendere anche più efficace l'intervento, vietando nelle strade interessate alla pulizia la sosta nei giorni di passaggio dei mezzi. In questo modo garantiremo non solo pulizia e decoro, ma per l'appunto anche un mantenimento in maniera idonea delle caditoie. Ricordiamo anche che in questi giorni stiamo intervenendo su tutte 14.000 le caditoie del nostro comune per interventi larvicidi, cioè interventi di disinfestazione che riguardano caditoia per caditoia le zanzare tigre.